risolvere il seguente problema di Cauchy, y secondo più y uguale il seno di x, con le seguenti condizioni iniziali: y calcolato in 0 uguale 1, y primo calcolato in 0 uguale 2. Anche questo è un esercizio tratto sempre da una prova d'esame presente nel, in una facoltà di ingegneria di Tor Vergata, Università Roma Tor Vergata. Questa volta il docente è Andrea, il nome è professor Braides, Andrea Braides mi sembra che si chiama, non vorrei sbagliarmi, un altro storico docente di matematica, un matematico storico dell'Università Tor Vergata di Roma, c'è da un sacco di anni. La variabile qui, stiamo sempre parlando di equazioni differenziali lineari non omogenee, secondo ordine risolvibili sempre mediante la trasformata di Laplace, ma questa volta con variabile indipendente la x, variabile dipendente la y. Trasformiamo a destra, abbiamo un s al quadrato, y grande di s meno s, y piccolo di 0, meno y primo di 0, più y grande di s uguale alla trasformata nel seno di x, ve lo ricordo, è 1 fratto s quadro più 1. E quindi abbiamo che, raccogliendo y grande di s a sinistra, abbiamo s quadro più 1 per y grande di s è uguale a 1 fratto s quadro più 1 più s per y di 0 più y primo di 0. In definitiva, guardate, il nostro nuovo problema algebrico y grande di s lo possiamo scrivere come 1 fratto il quadrato di s quadro più 1. Siccome y di 0 è 1, s per 1 è s, questo è 2, viene più s più 2 fratto s quadro più 1. Ma questo a sua volta si può scrivere così: s quadro più 1 è decomponibile, scomponibile in s meno i per s più i. Quindi s quadro più 1 al quadrato è, questo lo possiamo scrivere come 1 fratto s meno i al quadrato per s più i al quadrato. Questo a sua volta lo possiamo scomporre in due frazioni del tipo s fratto s quadro più 1 più 2 che moltiplica 1 fratto s quadro più 1, e possiamo già antitrasformare queste restanti due frazioni algebriche nella pulsazione s, perché s su s quadro più 1 è l'antitrasformata del coseno di t, queste 2 seno di t l'abbiamo fatta prima. Non dobbiamo fare altro che applicare il metodo dei residui a quella prima frazione, 1 fratto s quadro più 1 al quadrato, che ho scomposto in 1 fratto s meno i al quadrato per s più i al quadrato. Metodo dei residui, i più o meno i sono radici complesse coniugate ma contate due volte, quindi c'è da fare la derivata prima. Y di x, pertanto, in questo caso sarà un, attenzione, il residuo di f per e elevato a sx in corrispondenza di la radice i contata due volte più il residuo di f per e elevato sx in corrispondenza di meno i. Poi di seguito scriveremo più l'antitrasformata di s fatto s quadro più 1 che è cos x, non cos t, ovviamente la variabile è la x, intanto dovrebbe essere la t per la verità, ma mettiamo la x, qui ci mette la x il professor Braides, più due volte il seno di x. Metodo del residuo due volte, abbiamo finito, cominciamo. Dobbiamo fare, dunque qui non abbiamo nessuna costante, quindi dobbiamo fare la derivata rispetto ad s, vediamo di che cosa, di f per e ad sx, quindi e elevato sx fratto il quadrato di s più i, ovviamente quando s è pari a i, più la derivata rispetto ad s di e elevato sx fratto il quadrato di s meno i, quando ovviamente stavolta s è pari a meno i. E poi di seguito più cosen x più 2 sen x ancora uguale, andiamo sotto, andiamo a fare le due derivate, derivata del quoziente, derivata rispetto ad s di rsx e x e rsx, che moltiplica s più i al quadrato non derivato, meno della regola di azione del quoziente, la derivata rispetto ad s di s più i quadro è 2, che moltiplica s più i alla 2 meno 1, quindi un s più i, per 1, che è la derivata rispetto ad s di s più i, per e alla sx non derivato. Tutto fratto s più i alla quarta, ovvero s più i quadro al quadrato. Tutto questo quando s è uguale a i, più stesso discorso, in linea di frazione, sotto avremo un s meno i alla quarta, e qui avremo un x e elevato sx che moltiplica s meno i al quadrato, meno 2 che moltiplica s meno i alla 1,
per E alla SX non derivato, tutto questo quando S è pari a meno I, di seguito più coseno di X più 2, seno di X, cose simili abbiamo viste anche in un altro esercizio, niente di difficile, col metodo dei residui tutto ci è possibile fare. E quindi, vediamo chi è Y di X. Direi di spezzare due volte queste frazioni, per ben due volte scriverei X è elevato SX fratto il quadrato di S più I, perché qui semplificano S più I quadro con S più I quarto, rimane un S più I quadro sotto, meno 2, attenzione, è elevato SX diviso il cubo, ho detto cubo, di S più I. Ovviamente, perché S più I con S più I quarto semplifica lasciando, rimanendo, in pratica restando, un S più I cubo sotto. Più, nuovamente, X è alla SX, stesso discorso, fratto il quadrato di S meno I, ovviamente questo quando S è uguale a I, questo quando S è uguale a I, questo quando S è uguale a meno I, e infine meno 2 è elevato a SX fratto il cubo di S meno I, ovviamente quando S è pari a meno I. Qualcuno di voi mi sta contattando, non faccio il nome ovviamente, ma più, come al solito, cosen x più 2 sen x uguale. Siamo alla fine, dobbiamo sostituire quattro volte e abbiamo terminato. Vi ricordo poi, andiamo a scrivere sopra, le solite formule del coseno del seno complesso. Vi ricordo che il coseno di x è un e elevato ix più e elevato meno x diviso 2, mentre il seno di x è un e elevato ix meno e elevato meno x fratto 2i. In generale il coseno di omega x, cioè un e elevato omega ix più e elevato meno omega x diviso 2, il seno di omega x è un e elevato omega x meno e elevato meno omega x fratto 2i. Allora lì diventa un x, y di x, quindi pertanto è uguale a sotto i più i è 2i, k al quadrato è 4i quadro, che vuol dire 4 per meno 1, meno 4, quindi meno un quarto x è elevato ix. Qui invece abbiamo il cubo di 2i, i più i, ma il cubo di 2i, ho detto cubo, è un 8i per i quadro, perché sarebbe 8i cubo, che vuol dire 8i per i quadro, ma i quadro, attenzione, meno 1, meno 8i, meno diviso meno più, quindi più 1 fratto 4i, attenzione, quindi rimane sotto, per e elevato ix. Più, attenzione che anche meno i meno i fa meno 2i e al quadrato fa anche in questo caso 4 i quadro, quindi rimane un meno 4, quindi meno un quarto, quindi mettiamo un più diviso meno fa meno, meno un quarto, x elevato meno x. Questa volta qui cambia perché qui diventa un meno i meno i al cubo, ovvero un meno 2i al cubo, che sarebbe un meno 8i. Che meno al cubo è meno, meno 8i per il quadro, meno 8i per meno 1 è un 8i, quindi il meno rimane un meno 1 su 4i è elevato meno x. Occhio quindi. Di seguito poi abbiamo il solito più cos x più 2 seno di x uguale, raccogliere a coppie, raccoglierei questo con questo con questo, primo con terzo, secondo con quarto. Raccogliere fattore comune 1 meno un quarto x nel primo e nel terzo per ottenere un e elevato ix, guardate, più e elevato meno x, che sembra una parte della formula dell'espressione del coseno complesso mancante del 2 sotto, che ci vado a mettere e per compensare l'aggiunta metto un 2 anche sopra. Poi nel secondo e nel quarto raccolgo fattore comune un più 1 fratto 4i per ottenere un e elevato x meno e elevato meno x, che se lo divido per 2i che non c'è, e ce lo metto anche sopra per compensarlo, completo la formula del seno complesso. E poi di seguito scrivo più coseno di x più 2 seno di x. E in definitiva, ricordando che questo è coseno di x, questo è seno di x, entrambi complessi, ho scritto sopra.
Posso scrivere l'espressione dell'integrale generale y di x della proposta equazione differenziale contenuta nel mio problema di Cauchy. Il professor Bryles era colui che ha segnato in questo esame e questo esercizio. Meno 2 quarti e meno un mezzo. Meno un mezzo x, coseno di x. I con i se ne va, 2 quarti e un mezzo, più un mezzo seno di x. Più cos x più 2 sen x, ovviamente x è maggiore o uguale di 0 e in definitiva, controllo se ho scritto giusto, sì, un po' di raffreddore e il periodo. E quindi effettivamente proprio questo risultato, perché raccogliendo per esempio il fattore comune, scriveremo che y di x in definitiva la possiamo scrivere come 1 meno un mezzo x, tutto che moltiplica cos x, raccogliendo cos x al fattore comune fra il terzo e il primo addendo, un mezzo sen x più 2 sen x e un mezzo più 4 mezzi sen x, quindi un 5 mezzi sen x, eccolo qua. L'integrale generale verificate con le condizioni per ogni x ovviamente maggiore o uguale di 0, eccolo qua.